Grazie Presidente. Questa mozione trova certamente l'interesse e l'accoglimento da parte della maggioranza, quindi ringrazio il consigliere Bordoni per averla presentata, anche perché in merito alla vicenda su Sky, la Giunta, e questo insomma sono sicuro che il vice sindaco Bergamo potrà certamente illustrarci un po' l'attività che è stata portata avanti, il Movimento 5 Stelle e la Giunta già sta attenzionando questa materia e questa vicenda occupazionale già da diverso tempo. Faccio queste riflessioni, era anche uscito sui giornali che comunque questa vicenda portava certamente un problema da un punto di vista occupazionale. E va detto che il rilancio diciamo strategico di Roma Capitale in materia del digitale. Potremmo dire, senza essere smentiti, che Roma e questa giunta lo sta portando avanti in modo importante rispetto alle precedenti amministrazioni. Pensiamo soltanto che all'interno delle linee programmatiche è stata inserita una sezione che è appunto definita quella di Roma Semplice e allegata a questa poi c'è stata anche la nomina dell'attuale assessora Flavia Marzano in materia, diciamo, di sviluppo e di trasformazione digitale. Non solo. Dopo ovviamente l'approvazione delle linee programmatiche sono stati fatti ulteriori provvedimenti. Uno su questi è appunto il documento strategico che è definito Agenda Digitale, che è stato approvato in giunta diverse settimane fa, che è stato frutto di un iter partecipato. Questo per dire che Roma si è posta con attenzione al tema dell'innovazione tecnologica e delle telecomunicazioni fin dall'insediamento di questa giunta e che ovviamente Roma intende dare lancio e rilancio e sviluppo, diciamo, su questo settore. Quindi è evidente che tutte le aziende che hanno diciamo, come interesse quello di abbandonare il nostro territorio, evidentemente forse devono avere magari più tempo per leggere le delibere e quello che da un punto di vista politico e programmatico questa amministrazione sta facendo proprio su quel settore. Quindi poi attenderò, diciamo, con interesse anche l'intervento del vice sindaco Bergamo, ma per quanto riguarda questa mozione noi siamo certamente favorevoli all'approvazione della stessa con delle riformulazioni, Presidente, che sono le seguenti: sostituire le parole ad esercitare con a proseguire, visto che la Giunta già si è attivata a tutela e a sostegno quindi dei lavoratori e di questa vertenza e dopo le parole ogni attività dissuasiva aggiungere per quanto di competenza della giunta capitolina perché è evidente che comunque ci sono delle attività che sono certamente di competenza di questa amministrazione, ovviamente poi ci sono altre attività che sono di competenza della regione e dello Stato e quindi non si può entrare all'interno di questo e comunque il Movimento 5 Stelle se il proponente consigliere Bordoni accetterà, diciamo, queste proposte di modifica, il Movimento 5 Stelle è disponibile, insomma, a votare favorevolmente. Grazie.